Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati su Cani di Coppia, Davide e Chiara Channel. Ben ritrovati in nuovo video spesa fatto da Hyperdrive, ma il video spesa fatto interamente da mia moglie. Adesso giro un'inquadratura e vi fa vedere tutto lei. Ciao! Ragazzi, carrellata generale molto veloce perché abbiamo alle mie spalle e anche sul top della cucina, la parte vecchia, tutto pieno, anche per terra altri sacchetti. Vi faccio vedere, adesso compongo un po' il tutto, cioè non è che compongo, vi faccio vedere diciamo le prime cose, dai. Allora, della Viva la Mamma, questi tramezzini, prosciutto cotto, funghi, soffice pane bianco, di questi qua ne abbiamo presi ben due. No, Ah no, tre tre ragazzi. ragazzi, tre, perché siamo in tre, giustamente. Poi, per tenerci in forma e leggeri, abbiamo preso il formaggio in linea. Proprio in forma leggera perché Perché poi vedete. abbiamo preso di rinforzo, magari non si sa mai un calo di zuccheri, queste barrette qui, due confezioni della Kinder Maxi, queste qua, molto buone, e che ve lo dico a fare? Queste qua vanno direttamente in cassaforte. Guardate qua che compone un cerchio perfetto, non è poetico tutto ciò? Sì, fai Che vedere questo che è un bello! omogenizzato che non serve. Ah, le mie caramelle della Golia, queste qua due al giorno, sono multivitaminiche, ottime, top. Mi piace perché sembra tipo la confezione non so, non della Sì, purga, delle dai, supposte, vabbè, fai mai vedere usate. Mars. Ah, sì, i Mars, questi qua, i Mars 6, poi questi qua Kinder Cereali, una confezione sola o due? Beh, una confezione, il Kinder Cereali se ne è salta fuori un'altra, poi la vedrete. Qua abbiamo, amici, due confezioni di tronchi Che buonissimi tranchi. per enfatizzare il tutto. Ah, sempre per la linea, per rimanere in forma, ovviamente chi non coglie l'ironia o è un ladro o una spia. Adoro. Ragazzi, è una scorta di tutto un mese, ovviamente si distribuisce. Twix, che era da tantissimo che non li prendevamo. Poi, i miei amati Bounty, era una vita che non li prendevo, però ho sbagliato, ho preso quelli dove ce ne sono dentro 6. La confezione piccolina, picciò, vabbè. Poi, questi qua. Fruttolo, allora, ho preso due confezioni con gusti diversi. Questi qua sono due alla fragola, due alla banana e due alla pera. Poi, questi invece sono fragola banana, mela pera, pesca albicocca, i classicissimi, i primissimi che erano usciti. Mi ricordo ancora quando li davo a mia figlia quando era piccola. Comunque, erano in offerta, li ho presi, comunque fanno bene. Perché comunque la. È una merenda diversa, si mangia, cioè fa bene, poi è fonte di calcio, vitamina D, le difese immunitarie, quindi ottimo. Da Citterio abbiamo preso questi qua, il salame Citterino, questo qua che è a fette così, non è scuro come sembra, non so perché. Boh. Amore, sai che il tuo iPhone fa dei colori sfalsati, ho notato, devi forse regolare Pazzia. qualcosa, rispetto al mio che fa veritieri, non so come mai. Comunque, quattro pacchetti di questi. Poi, non so perché mio marito ha tolto la Per confezione. igienizzare. Ah, bravo. Quindi tutta già igienizzata la spesa. Praticamente questo era un pacco da due di ricottine che comunque sotto Pasqua vi farò delle ricettine. Queste servono sempre. Poi, ragazzi, Kinder Bueno, quello da 6, perché quello da 3 mi sembrava un po' poco. E quindi questo. Questa è una mega buffata porcellosa. Buffata non so cosa c'entra. Poi, Kinder Paradiso, ragazzi, veramente molto buone. E sono buonissime. Proprio è fresca questa merendina, proprio fresca. Poi, ho preso della Mauri a mia mamma questi qua che me li aveva chiesti tipo un po' di tempo fa. E mi è venuto in mente adesso di prenderli. Avevano l'involucro di carta. Questi avevano l'involucro di carta? Erano così. No, Ok, così. erano così.
e i caprini della Mauri. Mamma, ti ho preso i caprini Mauri. Poi crema bel paese, mi sembra, non lo so, di averne presi due, non lo so, comunque uno sicuramente. No, comunque aspetta. E no, questo qua è diverso, questo qua è Susanna tutta panna. Allora, questo qua è fatto con le sottilette praticamente, è buonissimo questo formaggio. Questo invece è quello classico, che comunque si può spalmare così. E ho preso qua, forse mi confondo con l'altra spesa che ho fatto. Comunque no, questi qua, ne ho preso uno, Poi ho preso grana padano, questo qua dell'Iper, snack di grana padano, 100 grammi. 100 grammi sono 5 pezzi e questi qua, vedete, sono fatti in questo modo. Poi Legolia Active Plus, questo qua le divido sempre con mia mamma. Poi formaggio Tilsit, questo qua per fare l'insalata di riso, perché adesso veramente col caldo l'insalata di riso è tutto spiano, o ricettine varie ed eventuali. Poi della Galbanino a fette, questo qua era scontatissimo, 99 centesimi, quindi l'ho preso anche per fare tipo dei tortini, anche per fare le piadine, questo qua è ottimo, quindi era scontato a 99 centesimi, ragazzi. Poi incomincia la carrellata della Vallelata, treccia di mozzarella Vallelata 220 grammi. Poi la mozzarella di bufala campana DOP Vallelata, che scade il 7 aprile, e questa qua, anche questa, 180 grammi a confezione, questa qua di bufala. Poi sempre della Vallelata abbiamo mozzarella di bufala campana DOP ciliegine, sono bocconcini di mozzarella di bufala che sono veramente buonissime. Poi ho preso due confezioni di mozzarella granarolo perché erano offerta a 1,99 euro, quindi due buste per un totale di 6 mozzarelle. I Fonti, 9 pacchettini di buste Fonti, questi qua li devo nascondere perché a mia mamma piacciono. I Fonti, questo qua, pacchettino da 9, che così è più comodo anche per me nasconderli, non devo mettere via tutto il pacchettone, ma metterò via singolarmente i pacchettini. Poi una bella busta di lattughino 200 grammi, prodotto già lavato e pronto per il consumo, questo qua pomodoro e tonno, è buonissimo. Tra l'altro adesso che c'è la stagione che andiamo sul fresco, sul caldo, bisogna mangiare cose fresche, anche con cipolla, mais, insomma, l'insalata fa bene ed è un ottimo pasto. E niente, questa qua che era rotta, praticamente aveva l'angolo completamente aperto, meno male che abbiamo controllato, e infatti subito ho detto guardate che ho trovato nel sacchetto, mi sono scusati, subito sono andati a cambiarmelo. Quindi vi consiglio, se anche voi fate la spesa online e poi la ritirate, controllate subito sul momento, e così potete cambiare subito senza stare a fare troppe cose avanti e indietro, anche perché la benzina costa, Poi della marca Stellato, si lasciate perdere l'involucro esterno, ma dentro vi faccio vedere come è fatto, se il mio momento mi aiuta. Allora, ho preso così. Sì, è chiuso, sigillato. Due prosciutto cotto, crema alla crescenza e pomodori. Questo è buonissimo, ragazzi. Sì, questo è qualcosa di favoloso. Allora, questo qua è il kebab di pollo, arrosto, pomodoro e cipolla. Buonissimo, ne ho presi due di questo. In realtà quelli al pomodoro e crescenza ne ho presi tre, perché appunto siamo in tre, ma questi qua, non mangiando la mia mamma, ne ho presi due, una a me e una a mio marito. Veramente squisiti, vero che era una scoperta, marca Riva, veramente ottimo. Poi ho preso i friarielli perché voglio fare, o li faccio con la salsiccia e una pasta, oppure faccio proprio tipo dei panzerotti di friarielli e salsiccia. Staremo a vedere, mi sbizzarrirò un po' e ragazzi,
cerco di farvi più ricette possibili, magari non proprio una video ricetta tac, ma nel vlog vi farò vedere queste cose. Ecco, questo è molto più fattibile. Poi il macinato, questo qua, che io faccio sempre ragù o polpette, era in offerta, 800 grammi, mi trovo benissimo. Questo è proprio un macinato per fare il sugo, è manzo e suino, mi trovo benissimo ragazzi, meglio che all'Esselunga. Allora ragazzi, mio marito ha tolto il cartone, l'involucro, c'erano praticamente confezioni da due degli yogurt Müller. Io ho preso un po' di gusti, allora ho preso crema chantilly, 1, 2, 3 e 4, c'era praticamente l'1 più 1, non lo so, comunque sono scontatissimi, e poi ho preso due confezioni, sì, perché è un pacco da due, di quello alla nocciola, per un totale di 4, quindi 4 crema pasticcere e 4 nocciola. Sono buonissimi, squisiti, sono cremosi e sono veramente pazzeschi per una colazione da campioni. Ho voluto prendere questo qua dei capi scuri, cioè questo qua me lo aspettavo più grande, eh. È veramente un formato mignon, non so se rende 16 lavaggi, c'è olio di patchouli e questo è fatto apposta per i capi scuri. Infatti secondo me bisognerebbe farlo, che con i capi scuri ogni tanto, magari non sempre, di lavarli con questo, che così mantiene il loro nero originale o il blu scuro, che so, insomma il capo scuro, ecco. E niente, l'ho provato, vedrò come mi trovo, vi farò sapere. Poi la mia camomilla della Bonomelli con solubile, con la melatonina e magnesio qua, eccolo qua, magnesio. Senza zucchero, io assolutamente non zucchero nulla, non zucchero nell'orzo, nel cappuccino con l'orzo, nella camomilla, niente zucchero. Io proprio lo zucchero non lo uso, lo assimilo mangiando schifezze, ma io proprio non faccio uso di zucchero. Forse questa cosa forse voi non la sapevate. Poi per mio marito ho preso 8 lattine di Coca-Cola che erano in offerta, ovviamente queste qua fa tutto un mese, e poi chissà, avremo ospiti, non li avremo, non lo sappiamo ragazzi, e quindi ho preso queste qua che erano scontate. Poi, allora ragazzi, una serie di pizze della Ital Pizza, queste qua erano scontate del 40 del 50%, pagate 2 euro qualcosa al posto dei soliti 4 e qualcosa, 26 appunto. Per 38, sì, è bella grana. Allora, questa qua è con verdure, fatta in Italia con amore, verdure. Poi abbiamo booster e patatine, mai assaggiata neanche quella di verdure, questa non neanche mai assaggiata, prosciutto o forse sì, questa mi pare di sì, o era quella margherita, prosciutto cotto e funghi. Questa l'ho assaggiata ed è buonissima, è piaciuta anche a mio marito, che non mangia i 4 formaggi, questa anzi è 5 formaggi. E quindi abbiamo preso tutte queste pizze qua, adesso andiamo a metterle in freezer. Allora, Fanta, perché era in offerta, e appunto probabilmente avremo ospiti, quindi per questo che l'ho presa, non lo so ragazzi, è tutto sul vedremo, work in progress. Allora, poi la candeggina dell'omino bianco, questa qua 2 litri, scontata, scontatissima, muschio bianco, e comunque veramente della Schweppes, l'abbiamo controllata nel sacchetto rosa, non ci abbiamo pensato che non fosse pompelmo rosa, perché anche il pompelmo rosa è quel colore, ma vista qui sul tavolo ho detto, ma che è? Arribes nero, che schifo, scusatemi. Domani subito cambiamo, ovviamente lasciamo chiusa, scontrino la mano, che tra l'altro ecco qui lo scontrino, vi faccio vedere che abbiamo speso 155,84 centesimi. Questo per domani, tienilo. Poi abbiamo preso della Vidal, questo qua, la scorta di bagnoschiuma, muschio bianco, e questo è molto buono. Rosa non c'era, perché rosa è il mio preferito, proprio perché è una profumazione ottima. Poi ho preso shampoo, questo qua, madreperla, estratti di ciliegio,
la lucentezza, diciamo, penso sia il shampoo che il balsamo. E questo, che ve lo straconsiglio, che è troppo buono, lo shampoo, olio di cocco e burro di cacao, shampoo e balsamo. Poi no, questa è cosa. Poi ho preso due bottiglie di Estate, questo qua detainato, e mi piace tantissimo. Lo preferisco anche a quello classico, sinceramente. Finalmente posso. Ma quello classico è migliore. No, perché io l'altro giorno non c'avevo più questo, ho assaggiato il tuo classico, ma non mi ha fatto venire l'ansia, devo dire. Ma meglio evitare, forse perché è stato solo un goccetto. Ma questo qua detainato è diventato il mio top, il best seller. Poi ho preso uno smacchiatutto che era in offerta, hanno preso solo uno perché avevo già la scorta, ho detto vabbè sì, ne prendo uno in più in offerta. Poi della Bauli ho preso le brioche, questo qua, crema del Madagascar, due alla vaniglia. Ne avevo prese anche due al cioccolato, ma non essendoci più quelle della Bauli, mi hanno proposto quelle dell'Iper, che a me non piacciono, e se ne sono tenute, infatti, le ho rifiutate. E loro ci propongono cose. Queste qua della Bauli, ottime. Poi, per le bambinette pelose, ho preso una, due, tre, 4, 5 e 6. E 6 confezioni di gourmet della Purina, tacchino, pollo e anatra. Queste qua ci sono dentro 6 a confezione, quindi 36 buste totale. E ovviamente non è finito qua. Questo è giusto per qualche giorno. No, contentino. No, poi prendiamo anche i croccantini, hanno, ovviamente bisogna alternare sia l'umido che il secco, insomma, le cose che dice il vostro veterinario, sempre seguite il veterinario, ragazzi. Poi, come ultimo prodotto, ragazzi, ho preso questa qua, perché non ho resistito, a livello di uova da Iper, non c'è assortimento, ma vedrete l'assortimento mega galattico che c'è da Bennett, e capirete. Ma non ve lo faccio vedere in questo video, ragazzi, lo registro ma non ve lo faccio vedere qua. Comunque questo l'ho preso da Iper ed è la coniglietta della Kinder, molto bella, poi, vedete, io poi questo lo lavo e dentro c'è questa roba praticamente, e questo sembra una lucertola un po' pazza. E poi insomma questi qua, ce ne sono 4 di queste specie di lucertole, 13 di questi qua che sarebbero le barrette, poi 8, insomma, queste robe qua, questi ci sono, dovrebbero essere le Kinder cereali, e questi non ne ho idea, questo qua non ho la mia idea. Comunque mi piace questo qua, Pasquale, lo lavo, lo metto meglio perché è un po' schiacciato, lo apro bene, aspettate, però qua c'è il sigillo, ragazzi, come potete vedere c'è il sigillo. Questo qua comunque lo metto in lavatrice, panno lenci, e poi ci metto dentro tutti i cioccolatini, magari vediamo un attimino. Mi è piaciuto tanto, rosa, molto succioso. E amici, io spero che il video spesa fatto da Iper e fatto da mia moglie vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, e spero che avete preso spunto dai prodotti che vi abbiamo mostrato. Io come sempre vi invito ad iscrivervi a tutti i canali, a tutti i social. Una buona serata, un bacione, il solito Ia, e ciao!